Bambini, venite qua, venite qua, venite qua. Tutti, tutti. Tutti, tutti, venite qua, venite qua. Cos'è quell'affare lì? Cos'è? Cosa serve? Il trattore. E quell'altro cos'è quello di dietro lì? Cosa serve quello lì? Dove va? Dove va a arare? Nei campi, dove? Laggiù? Dappertutto? Ecco. E tu ci vai a vedere, andate voi a vedere quando arano. Ecco. Ci siamo andati a vedere quando, anche quando eravamo ragazzi. Ah sì? E cosa avete fatto lì? Siamo andati sopra l'andato e ritornare. Ah sì? E quando arano siete stati là in mezzo a vedere? Sì. E dove siete stati anche a prendere le cose? Le panocchie. Le panocchie? Abbiamo mangiato il e avete vendemmiato anche? Sì. E quanti grappoli dove avete mangiato? Ma. 100. E quanti sì. Grani? Quanti grani c'erano in ogni gruppo? In ogni, sapete? Molti grani. Sì, 40. E ti viene mica male, ti fa mica male alla pancia quando, quando lì, la pancina, ti fa mica male con tutte stuva, con l'uva, no? No. E poi? Anche le pere siete da prendere? Donzeno e Nomadelfia e Donzeno, ma adesso cominciamo col capire che cos'è Nomadelfia. No, io non sono Donzeno, non sono Nomadelfia, voglio dire. Almeno la gente pensa così, adesso cominciamo a capire. È troppo, no, sono, quante sono, 40 famiglie grosse. 40 famiglie, la media mi pare ciascuna di, cosa sono, circa, ogni famiglia sono 7-8 insomma, la media di 7 figli. Più padre e madre. Quindi sui 250-300? No, 320-130. Ecco, ma si può pensare tante cose di Nomadelfia. Questa è Nomadelfia, cioè baracche, famiglie che vivono insieme. Sì, cos'è sì, un paese, una comunità? Che cos'è Nomadelfia realmente? Dunque, la sua definizione è questa, popolazione comunitaria fondata sulla fede cattolica. E che cosa vuol dire? Vuol dire nella che realtà è fondata umana sul Vangelo, cioè vive il Vangelo come vita pratica, come applicazione del Vangelo, ecco, sulla natura umana che poi è illuminata dal Vangelo. Ma questo dovrebbe essere di tutti i cristiani, di tutte le popolazioni. Che debba essere, non lo so, noi l'abbiamo fissata così. È una questione che vive da dunque, comincia dal 14 proprio la questione grossa. Io nel 14, mi sento 14, rifiutai la scuola di Stato, la scuola tradizionale, insomma. Perché per me l'aula sembrava una prigione, tra l'altro. E poi sai cosa facevano? Mi raccontavano sempre delle che morti dei Cesari, dei Napoleoni, tutte queste storie qua. Mentre invece, nei paesi lì dove abitavano l'Emilia, Carpi, Fossoli, così, lì invece c'era una miseria paurosa. E la gente d'inverno era disoccupata, un flagello. E protestavano. E io uscivo dalla scuola media e vedevo in piazza le volte anche le sparatorie, perché sta gente voleva mangiare, ecco, e questo fu il fatto che impressionò molto, perché ero figlio di benestanti, che avevano quattrini e poderi, e vedevo che la differenza tra me e i figli dei disgraziati così, a scuola, e non andava mica bene. Per parte mia cominciai a dubitare che si possa vivere un cristianesimo così distinto, così rovinato, così tra me che era un ragazzo che stava benissimo e quegli altri che stavano malissimo a scuola anche. E poi venivano d'inverno, era la fame i ragazzini, proprio sparuti, pallidi. E poi invece io stavo bene. E mi dicevano che io ero fortunato. E io non capivo questa fortuna, perché il nostro parroco ci spiegava molto che siamo fratelli. E lui stesso aveva delle idee sociali molto spinte. Guardi, fino al punto che diceva che i socialisti erano troppo retrogradi di fronte al Vangelo. E allora io davanti a questo fatto, in un certo momento, la coscienza mia, insomma, era troppo turbata, stare in mezzo a questa società così. E a sentirmi a scuola che parla sempre di gente morta, dicevo a mio padre, ma non ci vado più perché? Magari è un cimitero, parla sempre di gente morta. Cioè la storia. La storia. E dice, santo, fuori, si va a fare una cosa che la gente è viva, che vuole mangiare. E a un certo momento ho voluto stare a casa, sono più andato. E poi che ha fatto? Mi sono messo a lavorare con i nostri contadini, con i nostri operai e vivevo con loro.
ma era padrone però, la differenza era molto grossa. Nonostante che ero con loro, non potevo dire che ero umile io, perché poi ero padrone in sostanza, e questo non mi emendava. E io feci un contraddittorio, ci feci contraddittori loro, perché un mio amico anarchico che era sempre insieme, un bel momento abbiamo fatto un contraddittorio in mezzo a tutti i soldati, e lui sosteneva che la Chiesa e Cristo sono gli ostacoli al progresso umano. Io dicevo l'inverso. No, basta, una discussione, chi fischiava, chi qui là. Finito questa discussione, io mi sono ritirato da solo in una stanza e ho passato un brutto momento di spirito, cioè una gran lotta in me stesso. Forte, forte, credo di morire. Perché lui, questo anarchico, al 90% aveva ragione, non contro me, contro lui guardava la Chiesa, il popolo cristiano, cattolico, lo guardava come un insieme, un blocco di popolo, un popolo, insomma, dico il popolo di Dio, dice sempre il popolo di Dio, avete uscito dalla Chiesa, avete i vostri fratelli l'elemosina, e poi avete queste miserie, ricchi, poveri, che popolo di Dio siete? Io ho deciso di non essere più padrone di nessuno e servo di nessuno, prima di tutto, l'ho deciso, né padrone né servo, per mio conto. E io dico faccio in me stesso una nuova civiltà, perché non accetto questa civiltà. Questo lì. E allora cominciai subito a 20 anni a studiare, perché dovevo studiare per mio conto, perché volevo studiare legge e teologia. Legge per conoscere l'ingranaggio giuridico dell'umanità, insomma. E la teologia per non avere una religiosità, come devo dire, petista, insomma. E cominciai a interessarmi nel popolo. Ecco che nascevo questa qui. In questo senso che io cominciai a guardare la società più a fondo. E ho trovato che il male peggiore che trovano il vero diritto sociale è avere i cosiddetti la delinquenza minorile, ecco, perché quelli non sono delinquenti minorili. La delinquenza è maggiorile, diciamo, non siamo noi che li facciamo. E da lì cominciai a interessarmi di molti di questi. Mentre studiavo per mio conto, diedi poi l'esame di licenza liceale per diventare avvocato, no? Lì difendo meglio. E poi mi sono laureato in legge, intanto facevo iniziative. E poi decisi di farmi sacerdote a 30 anni. Sono stato un anno in seminario, neanche. E poi mi hanno fatto subito l'espresso, dice, dagli esami puoi far subito. E lì andai, celebrai la prima messa nel Duomo di Carpi, mi hanno chiamato lì a tutti i costi, c'era il popolo, c'era il numero 1, c'erano tante storie. Fatto sta che, dico storie, insomma, le storie anche quella lì. E allora ho detto, io vengo in Duomo a un patto. Che voi prendete quel giovane che è uscito adesso dal carcere, che ha 18 anni, 19 anni, lo vestite elegantissimo, lo portate in cattedrale a Carpi e io ando celebrando la prima messa, lo prendo come figlio. Perché stango, ho fatto così, taglio la cosiddetta assistenza che offendo. E Gesù stesso, dico, dice che c'è più gioia nel dare che non nel ricevere. E loro cominciano loro come figli. No, Modefia ha creato le famiglie attraverso questo concetto qua. Pian piano formando le famiglie, e adesso questo è Nomadelfia. In che maniera è organizzata Nomadelfia rispetto ai gruppi e alla sua popolazione? Nomadelfia è un popolo formato da dei gruppi familiari. Questo è un gruppo dove ci sono due matrimoni e una mamma di locazione. Il gruppo è così nato perché per superare quello che era l'egoismo familiare e invece a aprire molto di più questa apertura verso gli altri, aiutandoci appunto, stando insieme possiamo aiutarci, soprattutto insegnare ai nostri figli una fraternità concreta. Nel vostro matrimonio, che il vostro, quanti sono i figli di sangue e i figli adottivi? Sono 7 figli, sono 2 nati a matrimonio e 5 accolti affidati dalla comunità. Oh, per avere dei figli affidati dalla comunità bisogna rispondere a dei criteri precisi? La comunità tiene solo conto della disponibilità e della della comunità, della generosità da parte del matrimonio, della famiglia a cui pensa di affidare questi figli. Quanti anni sono che siete sposati? 11 anni, momenti 12. E quanti anni sono che siete a Nomadelfia? 20 io, 23.
Oh, adesso invece vediamo un matrimonio giovane. No, voi da quanto siete sposati? Siamo sposati dal 22 gennaio scorso, quindi sono circa 9 mesi. E come siete arrivati a Nomadelfia? Oh, personalmente sono arrivato a Nomadelfia da 4 anni e sono arrivato dopo un'esperienza più o meno di studi. Sono arrivato a Nomadelfia per un motivo che si riduce a una realizzazione concreta del cristianesimo, al Vangelo. Ho visto che il Vangelo si poteva realizzare alla lettera, non soltanto a livello individuale ma anche a livello sociale. Quindi è stata questa grande scoperta che un popolo insieme potesse realizzare il Vangelo che mi ha portato in Nomadelfia. Allora, ma voi vi occupate anche dei figli, degli altri matrimoni o delle mamme di vocazione del vostro gruppo familiare? È chiaro, perché in Nomadelfia tutti i maggiorenni hanno la cosiddetta paternità e maternità in solido, cioè tutti quanti sono padri e madri di tutti i minorenni che sono tutti i nostri figli, sia quelli nati dal sangue che quelli presi dall'abbandono. E questo è un atto di fede in Nomadelfia, oltre che nella natura, perché per noi il Vangelo illumina la natura. E Gesù ha fatto una cosa che è poco stata spiegata durante questi secoli, invece è una cosa importantissima. Quando era sulla croce, la Madonna, la Vergine, ha detto: donna, questo è tuo figlio, figlio, questa è tua madre. E lei è andata a abitare con lui. Dico, perché nei secoli non ha spiegato bene questa qua, questa maternità della Madonna, che dice Madonna è madre di tutti, piano. Come madre di Dio siamo d'accordo, ma come donna, come madre così, ha dato un figlio, ci ha dato. E questa va ripetuta nei secoli, e quindi vanno all'altare, le nostre donne, sia sposate o non sposate, vanno all'altare e accettano il figlio: donna, questo è tuo figlio, figlio, questa è tua madre. Non è monopolo civile, è una civiltà barbara, perché non considera queste leggi scritte nella natura. Poi, che cosa deve fare il ricco? Il ricco non ha diritto di vivere la sua ricchezza se non la usa secondo la legge della natura. La ricchezza è di tutti, se l'ha in mano la deve curare con giustizia, secondo la legge scritta nella natura stessa. In questa sala fanno anche le assemblee, in Nomadelfia, alla democrazia diretta, cioè l'assemblea fa le leggi, nessuno ha potere sulla comunità, se non l'assemblea, e non possono escludere nessuno. I minorenni in via assoluta non si possono escludere, per nessun motivo, anche se fanno dei reati. I maggiorenni, che vanno, possono essere esclusi se veramente rifiutano le cose di cui si sono impegnati tutti insieme, insomma, che la Costituzione, no? Allora se la rifiutano dovrebbero essere esclusi, ma non, li esclude solo l'assemblea, però è un processo che fanno e hanno diritto di prendere anche un avvocato per difendersi, non mica detto che anche da fuori, insomma. Però quando è finito tutto il processo e questo qua dice sono convinto che avete ragione voi e ben è finita la questione, io sono pentito quel che ho fatto, ben è finito il processo, nessuno più può condannare nessuno, perché qui il perdono è legge, sul serio, proprio legge, non si può, ci deve perdonare, insomma. Come è organizzata questa vostra scuola? Okay, noi abbiamo la scuola paterna, innanzitutto, che risponde a una legge del 1929, per la quale i genitori hanno diritto di educare i figli loro e che presentino questi figli solamente alla scuola, all'esame di quinta elementare e di terza media.
e quindi sono liberi e insegnano loro, lo possono insegnare, far insegnare chi vogliono. Ecco. Noi l'abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, perché noi abbiamo detto, noi li abbiamo tutti come figli, quindi vi chiediamo di applicare quella legge lì e quindi lo facciamo a scuola noi. Insomma. Come si svolge il compito educativo nella scuola di Roma Delfia? Cosa fate voi insegnanti? Cosa succede nelle aule durante la scuola? Bisogna dire prima di tutto, insomma, non parliamo subito di aule. La scuola in Roma Delfia è la vita, quindi i ragazzi vivono la scuola, cioè imparano dal mattino quando si alzano fino a quando vanno a dormire, insomma la sera e poi sempre, perché sempre imparano. Ed è anche la vita dei padri, delle madri, è scuola per i figli. Quindi i ragazzi sono a scuola anche quando sono in casa, quando le bimbe con la mamma imparano a cucinare, imparano a far da mangiare, a cucire, a occuparsi dei fratellini, quando sono i ragazzi nell'orto con i padri e le madri, quando vanno a lavorare insieme ai lavori di massa e poi tutti i lavori che facciamo noi. Quindi poi quando viaggiano anche insieme ai genitori, insieme a tutto il popolo, e noi viaggiamo molti mesi durante l'anno, e quindi ci si incontra con le realtà dei luoghi, realtà geografiche, perché abbiamo girato tutta l'Italia, e storiche, sociali anche, quindi con i popoli, e queste cose poi vengono approfondite, studiate, allora ci sono anche dei momenti in cui i ragazzi imparano ad esprimere, a approfondire queste cose. Questi sono, non è la scuola solo quel momento, è tutta la vita. Imparano a scrivere, dopo aver vissuto anche dai piccoli che imparano a scrivere le parole, altri che fanno dei componimenti, dei temi, altri che più avanti cominciano a stampare addirittura dei libri sulle realtà che hanno incontrato. Quindi tutta la vita è scuola per i ragazzi, non ci sono dei momenti separati. D'accordo, ma a un certo momento questi ragazzi si devono scontrare con quella che è la cultura ufficiale, con i programmi, devono andare agli esami di Stato, allora cosa succede? Ah, infatti vanno all'esame di Stato, e l'esame di Stato è molto vasto, è molto preciso, nelle sue linee è chiaro, insomma, e chiede anche una scuola di vita. Direi che noi lo possiamo fare veramente in un modo che forse ci invideranno tutte le scuole d'Italia, perché non abbiamo dei problemi di... insomma, non è che siamo chiusi in una classe, ecco, noi le cose veramente le possiamo fare dal vivo e abbiamo una libertà di movimento, di azione che, insomma, che gli altri non possono permettersi. In sostanza, qual è la vostra finalità educativa? Che cosa volete raggiungere? Dunque, premesso che noi diamo a un ragazzo il bagaglio che è della scuola d'obbligo, quindi di materie, diciamo, illuscibili, che normalmente si dà fino alla terza media e anche più su per la scuola di maturità, continuiamo. E per noi è prioritario il fatto che un ragazzo diventi un uomo. Quando i ragazzi danno l'esame di terza media, quindi dai 14 anni circa, 13-14 anni in poi, in Roma Delfia c'è per loro la possibilità di frequentare volontariamente un corso che chiamiamo di università minorenni. Università nel senso che è l'approfondimento massimo della cultura di Roma Delfia. Questa è l'università di Roma Delfia. Però la cultura di Roma Delfia non consiste solamente in un'idea. Uno non possiede la cultura di Roma Delfia anche se avesse precisa l'idea in sé di Roma Delfia. Ma possiede la cultura di Roma Delfia quando la vive. Per questo l'università dei minorenni è organizzata in maniera tale che non solamente questi ragazzi si trovano a scuola per incontri, discussioni fra di loro, lezioni di Don Zeno e poi via via le altre materie, come tutte le materie tradizionali, insomma. ma devono anche partecipare ai lavori che la comunità svolge, quindi ad esempio i lavori di massa che si fanno tutti assieme, oppure i lavori specializzati nei vari laboratori. Questo perché è una delle intuizioni che ci pare di avere in questo momento, che un ragazzo non è completo se non conosce proprio personalmente che è duro prendere in mano una zappa, che è brutto sporcarsi, che è faticoso lavorare, altrimenti noi parleremo di esigenze umane ma parleremo a vuoto. Invece in questa maniera lui ha un'idea precisa perché la sperimenta su di sé. Oltre che partecipare ai lavori stessi della comunità, quindi ai lavori di massa, eccetera, questi partecipano ai lavori che si svolgono nei laboratori per imparare il lavoro che scelgono, delle specializzazioni proprio, dei laboratori di radiotecnica,
e di elettronica, nella tipografia, anche nell'azienda agricola, nell'officina meccanica dei mezzi agricoli. E poi anche si visitano spesso, sia nei giri che facciamo d'estate, sia appositamente, si visitano spesso degli stabilimenti, sia per vedere i problemi del lavoro, cioè dei rapporti di lavoro tra gli uomini, e sia anche per conoscere proprio i procedimenti di produzione. Tutti gli animali hanno sempre allevato da quando esistono i loro piccoli, i loro nati, e li hanno portati a una maturità, a una completezza di vita. Io non si è mai visto la madre uccella prendere i bambini i piccoli, metterli lì e dire adesso faccio scuola di canto. Quindi se loro hanno questa capacità di educare i loro piccoli, di portarli alla maturità, perché l'uomo in tanti secoli, in tanti millenni, non è mai riuscito a scoprire se stesso, a scoprire quello che è? Per noi questo fatto dipende dalla divisione purtroppo che c'è nell'umanità, dalle ideologie, dalle opinioni che sono contrastanti, sono divergenti, e il bambino, il giovane, il ragazzo, l'educando, è sottoposto, si può dire, ad un bombardamento continuo di opinioni che lo disorientano, è come una pianticella soggetta alle tempeste. E noi ci siamo chiesti, in cosa possiamo fare? Dove possiamo trovare una base comune da cui partire per educare il giovane, per dirgli questa è la verità, questa è la vita, questa è la giustizia, questa è la fraternità? Noi siamo partiti dal Vangelo, perché siamo convinti che nel Vangelo c'è tutto. Madelfia è una proposta facile o difficile? Che sia difficile farlo Madelfia, senz'altro. Ma le cose facili poi chi le fa poi? Io dico che le cose facili sono per gli imbecilli, no. Dunque, è così, questo psichiatra, un psichiatra, che è il direttore generale di tutti questi istituti di Roma, di psichiatria, mi ha fatto chiamare lì e ci siamo trovati insieme una sera per molte ore. E mi ha detto, io vorrei sapere come fate a fare una comunità sociale, quindi un popolo nuovo, una nuova civiltà, fondata proprio sul Vangelo, dice. Finché c'è il Vangelo ci parliamo subito, dice, ma per sé non riescono queste comunità sociali, politiche, fraterne, unitarie. Dice, perché i cervelli degli uomini sono fatti così, è impossibile metterli insieme, dice, guarda che io ho sempre a che fare con i cervelli. Però dice, già che voi dite che avete fondato sul Vangelo, allora diventa diversa la questione, perché non guardate le vostre idee, le vostre cose, insomma, i vostri risentimenti e tutto, perché voi, quando avete anche una lite, non avete bisogno di bisticciare, perché avete come un filo, dice là, così tirato, e si chiama Vangelo. E già che sul Vangelo siete tutti d'accordo, ogni lite e qualsiasi cosa dovete fare è sempre facile per voi, dice, perché le gente lì e sul filo siete d'accordo sul Vangelo. Noi siamo fondati sul Vangelo, quindi e la nostra legge è proprio questa, perché mio e tuo, tutto quel che tu è mio, così siano essi, consumati in uno. Quindi l'unità è la cosa più urgente che abbiamo. E su questa si vive, e c'è la comunicativa assoluta. Don Zeno, perché l'ha chiamato così, Nomadelfia? Perché nomos significa legge in greco, e adelfia significa fraternità, dove la fraternità non è un consiglio, è legge, sottoscritta, firmata. E prima di accettare uno al maggiorenni, minorenni sono liberi, ma quando sono maggiorenni, con 21 anni, fanno domanda, o da fuori, se hanno 21 anni, e fanno domanda di entrare in Nomadelfia, che sono postulanti, per 3 anni provano. E vivono in mezzo a tutti, c'è mica un convento per loro. Loro vivono con tutti e vedono come vivono. E ora qualcuno se ne va quando ha provato per un poco, altri invece restano e dopo 3 anni firmano la Costituzione. E si impegnano a questa legge dell'amore. Dell'amore. Della fraternità. Della fraternità, della socialità, dell'unità, della solidarietà. Tutto quello che è scritto in vera natura è più nella rivelazione. Insomma. Lei Nomadelfia l'ha vista sempre così? Sì, sì. Guardi, come ho deciso là, l'ho detto quando ho avuto questo contraddittorio, ad oggi per me è sempre quella cosa. E gli altri l'hanno capita così? Chi non la capisce è dall'altra parte. La solidarietà umana è una legge universale. Per esempio i Nomadefi hanno sempre presente che al giudizio universale non chiede se ha avuto la fede o non la fede. Ha solo chiesto, ha solo detto, avevo fame e non mi hai dato da mangiare. Siete, non mi avete dato da bere, nulla, non mi avete vestito, pellegrino non mi avete alloggiato, e che so io. Allora, dice, ero io in loro, e andate maledetti nel fuoco eterno. Allora, in Nomadefa, il fatto importante è che non scappi mai una legge di natura, perché tutto il Vangelo punta sulla natura, perché l'ha creata Dio, l'ha creata anche lui, no? E allora,
E questo fatto in Nomadelfia è una forza enorme. Lei crede che gli uomini accetteranno questa civiltà e questo Vangelo? Mi spieghi come mai sono nati quei boschi lì? Se sono nati in un corpo solo, oppure se è stato un seme portato qui anche da un uccello e poi pian piano si moltiplica. Se è vera, se è giusta, e se il Vangelo è da Dio com'è, e se è vera, la natura umana che ha bisogno di questo respiro, di questa unità, di questa solidarietà, adesso siamo pochi, perché in 50 anni circa poi siamo 300, siamo 40 famiglie, insomma, grosse così. E abbiamo avuto tanti guai, tante cose, perché non è che la società ci accetta i volontari, no. Però noi andiamo a spiegargli, no, che bisogna arrivare lì. Ma l'importante è che ci sia, solo che ci sia una di queste piante qui, fra mille anni ci saranno le altre, no? Insomma, che cos'è Nomadelfia? Nomadelfia è nient'altro che un popolo nuovo.